Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Vabbè, finalmente siamo riusciti a sistemare il nostro studio e siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Allora, buongiorno, benvenuti. Buongiorno ascoltatori. Io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi. Lui invece è il grande Leandro Maggi. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo. Scusate. E tosse. E Made in Polesine e Web TV. Questi sono appunto coloro che ci trasmettono tutte le settimane. E adesso andiamo a leggere subito i nostri titoli. Sì, sei pronto, mi raccomando. Allora, tubercolosi in Polesine. Iniziamo la grande. E vuoi sentire il prossimo? Cocaina Rovigo. Sale. E poi arrivano soldi anche da noi. Questo qua insomma, ci siamo. Bella iniziativa a Rovigo. Bella. Vedremo dopo di cosa si tratta. E poi scuola di musica a taglio di pop. I primi due sono tosti, Sì, dopo gli altri, insomma, dai. Vabbè, dai. Sembra che ci sia qualcosa di positivo. Bene, allora, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata di Made in Polesine. Ci sentiamo tra pochissimo. E siamo pronti a ripartire, anzi ad iniziare a questo punto, sì, perché questo è il nostro primo titolo di oggi, parliamo di tubercolosi in Polesine. Allora, innanzitutto partiamo con una brutta notizia, perché c'è stato un caso di un bambino che frequenta una scuola di infanzia a Rovigo, che hanno riscontrato appunto la tubercolosi. Sembra tutto sotto controllo, però naturalmente i medici stanno cercando di farla profilassi e vedere un pochino, di fare indagini dove c'era il bambino, in che scuola, eccetera. E niente, ci dovremmo abituare anche a questo ritorno di malattie che sembravano debellate, eccetera. E che dire, e purtroppo è difficile fermare di tutto e di più, cioè si fa fatica a fermare alle frontiere qualcuno, pensate, una malattia che può essere trasmessa solo con un colpo di tosse. A proposito, tu c'hai la tosse? Cioè, e spero che... io la tosse ce l'ho perenne, non so. Tra l'altro sappiamo che ne stanno parlando i giornali e anche i telegiornali, che c'è questa nuova malattia che sembra nata da un ceppo di una malattia sui pesci che si è trasmessa all'uomo in Cina. Qual è il problema? Che fra pochi giorni ci sarà il Capodanno cinese. Ed è il più grande spostamento di tutti i tempi di persone. Si sposteranno 400 milioni di persone. Perché loro hanno l'abitudine di festeggiarlo. Noi abbiamo Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, o viceversa? Invece loro hanno il Capodanno in famiglia. Quindi ci saranno 400 milioni di persone che si sposteranno da tutte le parti del mondo, che poi ritorneranno. E quindi questo qua sarà da controllare, eccetera. E ci porteranno il regalino poi. Speriamo di no, Allora, tanto per capire che cos'è la tubercolosi, che io pensavo fosse una malattia dell'Ottocento, ci sono un miliardo della famosa tisi. Però purtroppo è riapparsa. Quindi la tubercolosi è una malattia infettiva, è causata da un batterio, si riconosce. Dalla tosse. Tu sei in dieta, quindi perdita di peso, dolore toracico e febbre, sudorazioni. In caso di malattia conclamata, di solito presente tosse per settimane o mesi, eventualmente accompagnata da sangue nell'espettorato. Quindi adesso non vogliamo fare allarmismo. Non è che uno non si accorge. Esatto, insomma, poi è vero che stiamo diventando tutti come si dice, refrattari agli antibiotici, però insomma le medicine ci sono, quindi non creiamo allarmismo. Fatto sta che comunque ne stanno controllando, giustamente l'US5, lo stesso direttore Capostella ha detto che è tutto sotto controllo, stiamo tranquilli, eccetera, eccetera. E quindi comunque monitorate i vostri figli o qualcuno, se vedete che c'è qualche appunto perdita di peso, i sintomi sono evidenti, ecco. E non sottovalutate la faccenda, ecco, e che Dio ce la mandi buona, mi raccomando, sì. Teniamo sotto controllo la situazione, perché comunque la situazione in ogni caso, non per fare allarmismo, è completamente sotto controllo qua da noi, nonostante questo caso di questo bambino. In ogni caso è sotto controllo anche il bambino e non è in pericolo. C'è questo caso, insomma, ecco. Niente di più. Bene, dai, allora ci assentiamo, brevissima pausa e torniamo tra poco.
Allora, ritornati e pronti a continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso, secondo argomento che andiamo ad affrontare, questo è l'altro argomento, diciamo, negativo. Parliamo di cocaina a Rovigo. Io direi non solo a Rovigo, comunque. Ecco, il problema è questo, che ogni volta sottovalutiamo, pensiamo sempre che siano cose che succedono nelle grandi città, invece anche nei nostri paesi, anche qua in Basso Polesine, non certo. È che siamo esenti assolutamente. In ogni caso, perché parliamo, perché è stato un fatto di cronaca, che hanno dato 8 anni e 2 mesi per lo spacciatore professionista, che era stato arrestato dalla squadra mobile di Rovigo e aveva accertato migliaia di cessioni di cocaina. Praticamente era un signore, non dico la nazionalità, se no creiamo problemi comunque. Sì. Vabbè, in ogni caso, questo qua era veramente conosciuto dalle forze dell'ordine, già arrestato, già liberato, eccetera, che continuava a fare il suo attività, lavoro. Insomma. Molto facile quando ritornerà fuori, è andato 8 anni, se è bravo, fra 3-4 anni è fuori. E ritornerà diventerà recidivo. Che faceva, sì. E che dire, innanzitutto che anche questo è un fatto dei tempi, nel senso che sembrava anche qua debellata la cocaina, l'eroina, eccetera. Invece la cocaina ormai è diventata quasi come fumare una sigaretta. E l'eroina, che sembrava un retaggio dei bui anni 70, c'è ancora gente che si fa di eroina, ed è questo molto molto grave. E la soluzione qual è? Beh, innanzitutto forse non è facile assolutamente la soluzione, però sai, se arresti uno e poi dopo lo liberi e questo qua lo fa ancora, devi prendere dei provvedimenti un po' più seri, cioè. Non so cosa fare, cioè. Dopo ritorniamo al discorso della certezza della pena, tutto quello che vuoi, eccetera eccetera eccetera, però è un problema che chi ha figli in particolare, poi anche l'utente medio non ha più solo 15 o 20 anni, ma ci sono persone della nostra età che si fanno di coca. Sì, si vede perché hanno degli sbalzi d'umore micidiali. ecco, ritornando a un discorso che abbiamo fatto fuori onda prima, a noi cittadini non è che interessi molto la legge elettorale, vorremmo sistemasse queste cose qua. Ci rompono i maroni con la legge elettorale da una parte e bisogna la diminuzione dei parlamentari dall'altra, eccetera. A noi interesserebbe che ci fosse più sicurezza nelle strade, ci fossero strade pulite, ci fosse, queste le cose che noi. E siccome poi dopo, quando dici una roba così, ti tacciano di populismo, ma sei populista. Io voglio sapere cosa vuol dire populista. Detto questo, comunque intanto l'hanno arrestato, vediamo se riusciamo a eliminare, ma secondo me no. Beh, vabbè, secondo me questa cosa è sempre esistita, insomma, adesso viene un po' più amplificata dai mezzi di comunicazione, però è aumentato il problema c'è sempre stato o addirittura aumentato è aumentato secondo me il numero di utenti, cioè purtroppo chi come noi fa un po' un lavoro in mezzo alla gente, eccetera, vede che effettivamente va nei bar e c'è un po' di sconvolgimento. Si vede un po'. Non approfondiamo più di tanto, anche perché non siamo sicuramente noi quelli che dobbiamo approfondire. Noi constatiamo. Competenti in materia. Constatiamo. Comunque sappiate che chi. Non si vede. Chi magari è nel calduccio della sua casetta ed è solo nel divano, eccetera, eccetera, sappiate che fuori non è proprio così semplice. Anche nei nostri paesi, noi abitiamo tra di Po, Porto Viro, Porto Tolle, Adria, eccetera, c'è di tutto e di più. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare il Made in Polesine. E questo è sempre Made in Polesine, tutte le settimane su Div FM, Radio Colbe Rovigo, Made in Polesine Web TV, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso terzo argomento che buona notizia ad affrontare. Arrivano soldi anche da noi, noi inteso come Basso Polesine. Come Polesine in generale, praticamente il GAL ha stanziato per la mobilità lenta e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 240.000 eurini, che per i nostri disturbi andrebbero bene. Sì. Comunque possono accedere a questo i comuni di Aria, Ariano e Polesine e Trecenta. Ed è questa una buona notizia, naturalmente per fare piste ciclabili. L'importante è che siano spesi in maniera adeguata. L'importante è, perché poi leggo, questi soldi sono stati appunto stanziati per accedere ai benefici. Il richiedente dovrà presentare esclusivamente per via telematica la domanda di aiuto ad AVEPA entro e non oltre il termine di 70 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Veneto del presente avviso.
noi monitoreremo, ci dispiace, insomma, è già successo, adesso noi abbiamo la massima fiducia per Adria 300 e gli amministratori di Adria 300 e arrivano nel Polese, però sappiate che monitoreremo quello lì, sì, ci terremo sott'occhio, bravo, sì, ti voglio bene. Ecco, perché sarebbe il colmo che stanziano i soldi, è già successo, per questo che lo diciamo, e molto spesso arrivano, i soldi sono stanziati, poi dopo non si riesce a fare la domanda perché si è dimenticato il funzionario, non l'ha fatto, eccetera, fatto, eccetera, eccetera. Mancava il bollo, mancava. Quindi sono 240.000 eurini che sono per fare queste qua, piste ciclabili in particolare, e sono destinati ai comuni di Ariano Nepolesine, 300 e Adria. Ok. Occhio, perché vi teniamo d'occhio, chiederemo appunto a Occhio, visto che abbiamo la fortuna di conoscere, sono persone disponibilissime, gli amici di Ariano del Polesine e di Adria, 300 non conosciamo nessuno, andremo a conoscerli, vabbè, dai. Bene, ci fermiamo, hai finito, sì, ho detto la mia. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro argomento e noi ci assentiamo, ma tra poco torniamo. Bene, l'ora del caffè è andata, è già in questa pausa noi ci siamo un po' rifocillati e abbiamo bevuto il caffettino, insomma, molto buono, offerto da... toccava a me, effettivamente questa settimana era mia, no? La settimana scorsa l'ho fatto lui, dai. Allora, bella iniziativa a Rovigo. Non è tanto largo neanche lui, è proprio... Vai, ti ho già lanciato, bella iniziativa a Rovigo. Allora, vai. Il giorno 27, lunedì 27 gennaio, è la festa, la giornata della memoria. Tra l'altro è anche la festa, dicevo appunto festa, la processione della Madonna del Vaiolo a Taglio di Pochi, per noi tagliolesi è una cosa molto importante, ma questa è un'altra storia. E comunque il comune di Rovigo per me ha fatto una cosa molto molto interessante, siccome poi c'è questa rivisitazione anche della Shoah, eccetera, qualcuno addirittura la mette in dubbio, ed è giusto ricordarla, anche perché tra l'altro i testimoni fisici ormai ce ne sono molto, molto pochi, purtroppo, perché ormai gli anni sono passati. Gli anni sono passati, quelli che sono rimasti erano a quel tempo giovanissimi. Ricordiamo la senatrice Vita Segre, che aveva pochissimi anni quando era nel lager, e fortunatamente ancora una memoria e una lucidità da invidiare. Sì. Comunque, le celebrazioni a Rovigo saranno con la proiezione della giornata della memoria di un ricordo nel Palazzo della Provincia, un video, drammatizzazione, la consegna di medaglie d'onore e l'intervento di Matteo Romano, consigliere della comunità ebraica di Padova. Sarà appunto lunedì in sala consigliare. Io consiglierei a tutti chi può di andare a vedere, perché poi dopo ci dimentichiamo, noi sembra una cosa tanto lontana, però certo. Quando chi ha avuto occasione di vedere le foto, i filmati, eccetera, di quegli anni, vedi persone che erano delle silhouette, praticamente pesavano 15 kg, molti sono morti, quindi sì. Non dimentichiamoci questo, anche se qualcuno vorrebbe rivisitare questa pagina di storia molto ma molto negativa. Vabbè. Bravo comunque il comune di Rovigo, ci sarà presente anche appunto il prefetto, il vice sindaco, la comunità ebraica di Padova, l'associazione di Fiume di Stienta, bravi. Bravi veramente, bella iniziativa. Questa è la bella iniziativa che noi fa piacere sottolineare, e cercheremo anche di dirlo più volte durante le nostre trasmissioni. Quindi mi raccomando, se potete andate, perché è una cosa molto interessante. Bene, tra poco per l'ultimo argomento. Siamo pronti allora per affrontare l'ultimo argomento di oggi all'interno di Made in Polesine. A questo punto parliamo scuola di musica a Taglio di Po, quindi giochiamo in casa. Dai. Sì, allora che dire? Che Taglio di Po è per definizione, proprio fatto attraverso le varie amministrazioni, città della musica. La città della musica aveva una sede, un'associazione che si chiama Eureka, che è appunto una scuola di musica con dei musicisti veramente bravissimi, ma veramente bravi, tutti diplomati, eccetera, che non aveva la sede. E un cittadino tagliolese, che è il signor Luigi Crivellari, ha offerto gratuitamente, in comodato d'uso gratuito, parte della sua casa per fare questa scuola, che appunto viene inaugurata domenica 26 gennaio. E invitiamo tutti quelli che abitano vicino per andare a vedere, perché prima di tutto io sono andato a vederli in anteprima,
hanno fatto veramente una cosa straordinaria, hanno ristrutturato questa casa appunto offerta dal signor Crevellari, ma poi l'hanno fatta con una chicca, sì, che le scale, che sono bianche, e hanno i tasti neri, anche se praticamente come il pianoforte, sembra una tastiera del pianoforte. Esatto, e ci diceva l'amico Gildo che volevano fare addirittura musicale, che quando cammini pim pom pim pom pom. Quindi bravi. Quindi noi vi consigliamo veramente di andarla a vedere. Ci sarà alle 11:20 domenica l'inaugurazione, ma poi dalle 14:30 open day, quindi se avete voglia voi di imparare a suonare, questi qua veramente sono bravi. Ti dico, Gildo Turolla, Matteo Toso, Alessio Trappella, chi conosce un pochino il panorama musicale locale sa che siamo veramente al top. Uno di questi suona con Le Orme, l'altro ha suonato con Alexia ed è bravissimo, chitarrista dei Timo Dani. Se li avete mai visti dal vivo, però sono veramente in gamba questi ragazzi, e sono appunto tagliolesi. Quindi tanto c'è scritto, durante tutto il pomeriggio sarà possibile provare gratuitamente gli strumenti, conoscere gli insegnanti ed iscriversi ai corsi. Open Day, noi fa piacere appunto sottolinearlo, e volevo fare un grandissimo chapeau, complimenti al signor Luigi Crivellari, che ha offerto parte della sua abitazione praticamente. Grandissimo. Per questa cosa. Grandissimo. Non è cosa da tutti, No. Anzi, decisamente un caso unico. Bravo. Va bene, dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora, siamo nella fase conclusiva di Made in Polesine, mancano solamente i saluti finali, però prima volevamo ricordarvi alcune cose, alcune iniziative che il nostro caro Leandro Maggi ha qua scritto. Allora, la prima è che c'è Cubitali, dai. Domenica 26 gennaio puliamo Caleri. L'associazione si chiama Cuore da Cavaliere, appunto a ritrovo alle 8:45 presso il parcheggio situato di fronte al comune di Rosolina, e poi si va a Caleri a pulire. Non è la prima di queste iniziative che fa questa associazione, quindi bravi anche loro. Dicono, i sacchi li portano loro e voi portate i guanti. Almeno qualcosa. Anche un panino. Secondo me il comune doveva portare panini, guanti, sì, e sacchi, ma qua ci allarghiamo. Vabbè, dai. Cioè, visto che vanno a pulire una cosa pubblica, però io, siccome sono polemico, proprio a prescindere. Almeno il materiale. Almeno il materiale. Dico, magari un panino, cioè non penso sia la spesa di 100 euro che può. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Così, dai. L'altra storia è che sabato sono ospite al ristorante Barricata, appunto in Caddio, là in fondo, proprio l'ultimo. Dopo devi tornare indietro, dove c'è il campeggio Barricata, sì, c'è il ristorante Dauriano, e là presento Ritorno al Futuro. Cos'è Ritorno al Futuro? Una cosa musicale, simpatica, dove vi parlo di noi quando eravamo bambini. Quando la mamma ci diceva... Un po' un filo conduttore, esatto, diciamo, ecco. Che la mamma ci diceva, vieni qua, sono disfo. Esatto. Mi ha toffato, mi ha detto, è disfo. Cioè c'è sempre il desfare. Che... Sembra una cosa tragica. Sì. Effettivamente, insomma, è solo per dire, guarda che le prendi. E poi ci sono le cose che sono scomparse, che non ci sono più, eccetera. I telefoni, Quindi un appuntamento da non perdere. Quindi... Se vi capita, venite a vedere... Sabato prossimo 25, 26, cos'è? 25, quindi mi raccomando. 25, detta così proprio. Visto che è una cosa locale, 25. 25. Sì, dai, perché no? Ok, siamo pronti a posto. Siamo pronti per i salutissimi. Possiamo andare, bene. Allora, come sempre, noi vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana, sempre qui su Dive FM, su Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. Quindi a questo punto, da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, augurio di un buon fine settimana, come sempre, e il nostro countdown classico non può mancare. 3, 2, 1, chapeau! Ciao a tutti! Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio, Leandro Maggi e Davide Stefanelli.